Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi farò un video veramente inutilissimo, però giusto per farvi capire come siamo inutili anche noi che spendiamo i soldi inutilmente. Allora, come avete letto dal titolo, come avete detto, cose inutili a casa mia. Ce ne sono. Allora, iniziamo a prendere l'antecamera. Comunque, se mi vedete con gli stessi vestiti, ho spiegato tutto nel video precedente. Allora, prima cosa inutile a casa mia è questo. Mi dice perché non lo usi? Non è che non lo uso, lo uso solamente per appoggio, non lo accendo neanche, guardate, non lo accendo più. Poi un'altra cosa inutile nella mia stanza è lei. L'abbiamo comprata, sentiamo le canzoni solo alle feste, quindi è proprio inutile. Cioè no, proprio inutile, ogni tanto quando viene qualche festa la accendiamo. Un'altra cosa inutile a casa mia è questa sveglia. Ce l'ho solamente perché è del Napoli, ma del resto, come vedete, non funziona. Idem per questo, solamente perché è del Napoli. Questa luce che l'accendiamo ogni volta di papa. Alexa proprio l'abbiamo abbandonata là, infatti non si accende proprio più perché abbiamo tolto la spina. La PlayStation ogni tanto pure questo. Ogni tanto le cose le usiamo per non far vedere. Ah, un'altra cosa. Questa macchina fotografica anche è inutile perché la usiamo solamente ogni tanto quando andiamo al mare, che ce la ricordiamo di portarla e facciamo qualche foto sotto acqua. Queste cuffie che me le sono fatte a comprare, ma la stessa cosa idem, l'ho usato una volta e stanno qua, stanno a fare le feline. Questi accendini che c'è solamente per bellezza, infatti sono anche cadute. E raga, poi aspettate, un'altra cosa inutile a casa mia che non diciamo. Entrambe le cose, questo perché mi sono comprato la mia, perché l'ho vista nella vetrina e ho detto non so perché la videocamera è così, ma la giusto un attimo. Adesso mi riesco a spiegare. Ok, a posto, non mi sono io. Comunque stavo dicendo anche questa è inutile. Vedete? Però sono le vetrine. Questa palla ha una sua storia. Andiamo al centro commerciale dove abbiamo lui, qualcuno. L'ho rimessa a posto. Allora, andiamo al centro commerciale dove stiamo qui. Praticamente comprammo delle cose e ci rimase solamente 1 euro di spiccioli. E sì, io dissi, andiamo a prendere una palla, se una cosa, cioè tutte gli spiccioli che me ne devo fare, prendiamo la palla. Cioè noi che non ha mai presa una palla. L'altra cosa utile, che non accendiamo il giro, però vi faccio con me. Scusatemi, mi sto mandando avanti la fotocamera. Che le cose inutili a casa nostra. L'altra cosa inutile che abbiamo è qui. Non l'accendiamo mai. È proprio inutile. Allora, queste cose infatti sono tutte anche le cuffie che non servono, non so perché non si vuole accendere lo stesso. Comunque raga, queste sono le cose inutili che a casa nostra compriamo e poi non siamo. Ah, un'altra bomba mia, un attimo mi sono dimenticata di farvi vedere. Un'altra bombonina che mi è rimasto, che questo lo usavo fino a quando aveva la solita cosa, però c'è rimasto come bombonina. Cioè pure scarico e c'è andata l'acqua micellare dentro. E anche questo che aveva. Comunque tutte queste cose ce l'abbiamo come bomboniere a casa nostra. Perché come bomboniere? Perché come bomboniere? Perché ce l'abbiamo là e non servono. Cioè, proprio come le bomboniere, che vedete le bomboniere delle feste, le mettete là e non ve le usate. Cioè, non ve le spolverate, niente. Poi dopo si rompono. Quando si rompono, si fanno 1000 pezzetti a terra, piano. Questa è la fine. Comunque, e anche quest'altra giornata, e anche quest'altro video, è terribile. Ah, le altre bomboniere ce le abbiamo i cuscini qua sopra, le mie bambe sono come bomboniere. Cioè, tutti bomboniere. Cioè, abbiamo una casa letteralmente di bomboniere. Se venite a casa mia, dice, sono una casa di bomboniere. Cioè, quindi, che dirvi, da un bacio. E ci vediamo al prossimo video domani. Questa settimana ho fatto proprio lo straordinario. O devo fare 100 video o non devo fare proprio niente. Bye.